Ciao a tutti e benvenuti a questo terzo video del corso di direzione. Allora, nell'ultimo e nel secondo abbiamo iniziato a vedere gli schemi base dello staccato. Scusate che spengo qua. Ok. Gli schemi base dei movimenti, gli schemi dello staccato. Adesso brevemente guardiamo quelli del legato. E poi inizieremo a guardare un primo brano, nel caso specifico che riguarderà l'esame del T3, che è My Lament, il brano My Lament di Maria Schneider, che trovate nella cartella Dropbox direzione T3, audio e score in PDF, in modo che possiate lavorarci insieme a me. Magari lo stampate, poi quando ce l'avete voi prendete il video. Allora, il legato. Abbiamo detto, per esempio, nello staccato il gesto base è il rimbalzo, ok? Il rimbalzo. Quindi si rimbalza, questa pallina è immaginaria, rimbalzano nei vari punti sul piano ideale. Il gesto base del legato è invece, diciamo, l'infinito, l'otto, ok? Posto in orizzontale. Ancora prima, diciamo, viene il cerchio. In una direzione e nell'altra direzione, ok? Mescolando questi due gesti arriviamo al gesto dell'otto. Immaginate un otto, il simbolo dell'infinito messo così in orizzontale. E questo è il gesto base. Cosa vuol dire che il gesto base? Vuol dire che mentre nello staccato rispetto al piano ideale il movimento rimbalza, nello staccato il movimento ruota attorno al punto dove c'è il punto di battuta nel piano ideale. Ok? Gli schemi sono gli stessi, adesso ve li mostrerò brevemente, ma diciamo il movimento non sarà di rimbalzo, ma di rotazione attorno a questi punti. Ok? Quindi questa è la prima cosa. Poi guarderemo anche nel brano, man mano che ci capiteranno delle cose, approfitterò per parlare anche di qualche argomento particolare che va al di là, magari della gestualità, come gli attacchi, come le fermate, le corone, ok? Quindi man mano che ritroviamo, soprattutto nei primi video, avrete modo anche di vedere questi piccoli dettagli. Allora, mi alzo un attimo così vedete meglio. Allora, partiamo ad esempio con lo schema del 2, o anzi, vabbè, possiamo fare anche lo schema dell'1. Mentre l'1 staccato era semplice rimbalzo, il gesto si fa più ovale, diciamo, no? Si fa più circolare per l'1 legato, che prima era un semplice rimbalzo. Diventa una specie di ovale, ok? Lo schema del 2 era o doppio rimbalzo in verticale, ma uno che tocca il punto di battuta e uno più in alto, cioè l'1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Questo tipo di 2 diventa un 2 con un ovale e un piccolo cerchio sopra. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Questo gesto vedremo poi sarà utilizzato in uno dei brani, per esempio quello del B1 che si chiama Si Lady. Nell'intro è molto comodo usare questo tipo di gestualità. Come vedete è una rotazione, quindi si adatta per esempio a qualcosa che si ripete come un loop. Tira, ra, ri, ra, ra, ri, ra. Una figura che gira come una terzina non si adatta chiaramente a un brano che fa pam 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 padabam, padabam, no. E a cui si adatta, vedete, mi è venuto istintivamente di fare un gesto di tipo staccato. Se faccio questo non si adatta pam padabam, 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 non è adatto, ok? Quindi una figura come la terzina, come qualcosa che un sei ottavi per esempio portato in due. Tan, 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 qualcosa che si ripete, questo gesto, un 2, un ovale con un cerchio sopra, un ovale, un cerchio,
va? Due. Poi avevamo visto il 2, 1, 2, 1, 2, ok? 2 che probabilmente è il 2 più utilizzato, staccato, cioè piuttosto che rimbalzare nello stesso punto, rendere poco visibile, no? La differenza tra 1 e 2, 1, 2. Questo 2 rende evidenti le differenze tra primo e secondo movimento. Il 2 di questo tipo legato diventa 1, 2, 1, 2, 1, 2. Immaginatevi una figura, una pancia da questo lato e poi una da questo lato. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Questo tipo di 2, 1, 2, 1, 2, 1, può avere diverse forme, lo vedrete anche nelle grafiche, magari le trovate anche su internet, le grafiche degli schemi di direzione, anche nel libro. Può essere più spigoloso, cioè una V con un'altra V sopra, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, oppure più rotondo, 1, 2, 1, 2, dipende dal tipo di fraseggio, dalla velocità, dall'ampiezza, no? dal senso della frase. Ecco, noi per esempio in My Lament utilizzeremo questo tipo di 2 sicuramente, quindi 1, 2, 1, 2, quindi vedete che è sempre lì, l'1 è più in basso, il 2 qua su, quindi dove era 1, 2. I punti di battuta restano quelli, però ci giriamo attorno. 2, 1, 2, 1, specchio, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Anche qui la dinamica può essere 1, 2, 1, 2, 1, 2, fortissimo, 2, 1, 2, ok? Però ecco il gesto. Questo. Quindi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, oppure 1, 2, 1, 2, 1, più cerchio, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? Questo è lo schema del 2. Allora, il 3 staccato, vi ricordate, aveva il 2 esterno, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ripercorriamo gli stessi punti però con il legato, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, scusate, 1, 2, 3, 1, 2. È chiaro che per girare verso destra non farò un 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, vedete io uso le mani, io non uso, diciamo, non uso la bacchetta di certo quando dirigo, no? Però ecco, adesso vi faccio un esempio, questo sarebbe con una bacchetta, con una matita, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, al posto di 1, 2, 3, 1, 2, 3, staccato, 2, 3, legato, 1, vedete che ruota, no? Il braccio è morbido. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ok? Schema del 3. Il 4 era 1, 2, 3, 4, con in evidenza l'1 e il 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Stessa cosa, ripercorriamo gli stessi punti con il legato, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, morbido, elegante il gesto senza rigidità, ok, provate la varia velocità, bisogna abituarsi, sembra un movimento così naturale, così istintivo, in realtà non lo è, vedrete che appena dovete fare una cosa con la mano destra, dovete semplicemente con la mano sinistra, cioè girare una pagina, e si ferma la mano destra, girate la pagina e perdete il tempo, oppure dovete, non so, guardare uno, dargli un attacco, vi si blocca il braccio che tiene il tempo, quindi deve diventare, provate semplicemente a fare, so, qualsiasi, come mettete la mano in tasca,
toccate i capelli, prendete il telefono, cioè, mentre fate questo dovete essere in grado con l'altra mano di fare qualsiasi cosa, ok? Poi magari vi suggerisco anche qualche piccolo esercizio di indipendenza, ma questo è già, diciamo, capire, ecco, che questo non deve essere disturbato da quello che fa la mano sinistra. Allora, la stessa cosa vale per tutti gli altri metri. Adesso noi arriviamo, per esempio, fino al 5, che è il prossimo. Allora, abbiamo detto che il 5 è 3 più 2, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, oppure 2 più 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, idem con il legato, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Qui è un po', diciamo, se essere rigorosi, se guardo bene i cerchi, no? Allora io quando devo andare da questa parte giro, poi devo andare di qua, devo girare, quindi 1, 2, 3, 4, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ok? E l'altro è la stessa cosa, cioè diciamo, no, si fa 2 più 3, okay, quindi 1, 2, 3, 4, 5, quindi dovrò girare di qua, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, giro, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E così via. Quindi sono, avete nell'altro video un po' di schemi sullo staccato, lo schema del legato, quindi cerchi, quindi attraversate il piano, no? Non rimbalzate sopra, ma attraversate lì l'immaginaria linea di fronte a voi con il cerchio. Ok? Dicevo, piccoli esercizi di indipendenza al di là dello strumento, che chiaramente qual è il vostro strumento, so, pianista ha una indipendenza manuale diversa da un bassista piuttosto che un cantante o piuttosto che un chitarrista, cioè ognuno ha una serie di gesti che gli risultano più familiari e gesti che gli sono meno familiari. Gesti, esercizi semplicissimi, a parte quello che vi ho detto di, no? Prima, nel primo video vi ho detto per esempio fare delle dinamiche, no? Allora, prima lo facevate rimbalzando semplicemente, cercando di andare su con la mano sinistra, per, non so, per due battute da quattro e poi tornate. Adesso lo potete fare col metro, cioè per esempio fate due battute da tre quarti, uno, non so, staccato, uno, due, tre, uno, due, e avete due battute per arrivare quassù e poi due per scendere, quindi uno, due, tre, uno, due, tre, uno, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, e controllate, ok? Oppure una battuta da 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, legato 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 eccetera eccetera, piccoli esercizi così, oppure anche un po' di indipendenza ritmica. Allora, mentre battete il tempo, provate, non so, a con la mano semplicemente a scandire la ritmica, prendete un tema, un qualsiasi tema, uno standard, una canzone, qualsiasi cosa, un motivo di una sinfonia, quello che volete, e lo scandite mentre tenete il tempo. Se io prendo Tenor Madness, pa 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 pa, 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 allora faccio, non so, faccio un 4 staccato, 1, 2, 3, pa,
pa 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 pa. Oppure pa ba ba be bo ba bo ba ba da do da. Oppure pa ba pa ba ba da ba da ba 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 bo ba bo pa pa. Oppure quello che volete, ok? Vi rendete un po' indipendente la mano sinistra rispetto al movimento della destra. Prendete un tema in tre quarti e lo fate in tre quarti. Battete due quarti e fate un tema in tre quarti. Cioè tutte le combinazioni che volete. L'importante è che rendete un po' indipendente le due mani. Prima di iniziare a guardare un brano, due o tre cosette che ci possono servire sono. Che servono subito nel brano, le gestire, per esempio degli attacchi. Cosa vuol dire dare l'attacco? Allora, un conto è dare l'attacco iniziale di un brano, quindi un pam tam tam e si parte, ok? Oppure se è molto veloce si dà tipo 3-4 3-4 e si parte, ok? Questo è nello stacco classico. Nello stacco, diciamo, jazz, pop, così il tempo si stacca in diversi modi. E vi invito anche, per esempio, un bel esercizio è, ci sono esercizi per avere l'orecchio assoluto, no? E voi fate degli esercizi per avere il time assoluto, cioè quant'è la velocità di 60? Io sono cosciente di qual è la velocità di 60 bpm, qual è la velocità di 150, qual è la velocità di 100, ok? In modo che se vedo nella mia partitura, perché diciamo così nelle, no, nelle opere così classiche così trovate, non trovate un'indicazione di metronomo, trovate un'indicazione di tipo andante, con moto, vivo, adagio, ok? Quindi c'è una fascia di velocità dentro la quale vi potete muovere. Molte volte nel pop, come nel jazz, c'è scritto il quarto uguale 108. Allora 108 cosa vuol dire? Ho capito che c'è il metronomo, tutto quello che volete, ma voi dovete interiorizzare alcune velocità, perlomeno per fare un po' la media, ok? Avete presente quando, non so, memorizzate degli intervalli per ricordarvi, scusate, memorizzate dei motivi per ricordarvi gli intervalli, no? Allora sapete che fa pam, 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 per memorizzare la quarta, piuttosto che non so quale altro motivo per quale altro intervallo. Vi consiglio di stamparvi nella mente due o tre, quattro motivi che voi istintivamente cantate alla velocità, alla stessa velocità, cioè che vi viene da cantare, no, a quella velocità che vi viene da cantare, e guardate che velocità è, e fissatevi, ok, io per esempio ho due o tre motivi di riferimento, due o tre gesti di riferimento, e da lì poi basterà fare i multipli o sottomultipli, perché se io so quant'è 100, se io so che questo è, questo più o meno è 100, ok? Adesso vi faccio un esempio, guardate. Ecco, questo è. Sentite, 200. Io è esattamente il doppio di quello che ho staccato io. Perché ho ben chiaro io com'è il 100. Ho ben chiaro com'è il 150, ho ben chiaro com'è il 60. 60 vuol dire il tempo di una balla, no, il tempo di un secondo. 60 vuol dire anche 120 se lo moltiplico, vuol dire anche 180 se ci immagino una, se io faccio 60 tipo, one two three four 180, 240, ok? Se io ho in mente 100, ho in mente 50, 150, 200, 300, ok? Quindi se il mio è 108 e se io ho in mente questo,
queste 100 tirerò un po' su. Ecco, più o meno, se non è 108 sarà 110, ma di certo è lì vicino, non sarà 80 o 140, ok? Perché anche qui io vedo c'è gente continuamente col metronomo in mano e questo mi fa capire che non hanno interiorizzato la velocità in cui nella loro testa dovrebbe essere il pezzo. Perché se tu hai interiorizzato il pezzo, conosci il pezzo, ti canti mentalmente la melodia, non hai nessun bisogno del metronomo. Invece se tu sei, diciamo, procedi in maniera esterna, capito? Non interiorizzi la velocità vera del brano, hai sempre bisogno di controllare il metronomo se è giusto. Se no, tu sei tranquillo perché canti il tema e sei in grado di dare bene il tempo. Lo stacco del tempo, allora vi ripeto, voi lavorerete sul disco, quindi non vi serve staccare il tempo, ma nella realtà invece è importantissimo. Il tempo si stacca in maniera diversa a seconda della velocità del brano. Per esempio, una ballad, un brano lento potrebbe essere 50, 60, 65, così. Di prassi si stacca una misura e si stacca tutto, si staccano 4 beat, non si sta a fare 1, no, si stacca 1, 2, 3, 4 e si parte. Ancora meglio se l'orchestra risponde, è pronta, 3, 4 e va giù. Ok, io per esempio ho avuto un'esperienza quando è venuto Bro Brookmeyer a dirigere la mia orchestra 10 anni fa. Lui le ballad le staccava come nella classica, cioè giù, subito. E dava lo slancio iniziale, 3, cioè 4, giù. Così, senza neanche, ok? Quindi, però, di prassi, ecco, almeno 3, 4 oppure una misura. Nei tempi medi, quindi possiamo andare da 90, 160, 170, così, anche 180, nei brani swing si usa staccare due misure contando 1 e schioccando le dita, se il contesto mi permette di schioccare le dita, cioè se sono in un palco, no, tranquillo, 1, 2, 3, 4. Se magari sono in studio a registrare, a un certo punto lo schiocco potrebbe disturbare, allora posso fare 1, 2, 1, 2, 3, stacco semplicemente, no, facendo 1, 2, 1, 2, 3, così non si sente, non c'è problema. Se no, live, 1, 2, 1, 2, 3, 4, pum, e si parte. Ok, in modo che, assicurandosi che tutti stiano guardando e che sia chiaro, tutti percepiscano lo stacco e che partano con sicurezza, non quando pare a te, ma quando sei certo che tutti sono pronti a partire. Ok? Nei tempi molto veloci, quindi 240, 300, cioè molto fast, innanzitutto si può staccare sia in levare che in battere, cioè si può fare per un po', e quindi one, si staccano quattro misure, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, boom. Oppure quattro misure ma staccando in battere, che a mio avviso mette meno ansia nei tempi veloci. Quindi è come se staccassi il double time di un tempo a 120 invece 240, cioè 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, boom. Ok? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, e questo parte. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? Piuttosto che 1, 2, 1, 2, diciamo, questa velocità potrebbe non sincronizzare bene tutta la band. Ok? Per quanto riguarda invece i brani di tipo Latin, di tipo funk, cioè non swing, tipo pop, ok, non si fa certamente questo, ma si stacca 1, 2, 3, 4, ok, tipo già un brano a 100, 1, 2, 3, oppure 140, 1, 2, 3, and boom. In base alla velocità può servire una battuta o ne possono servire due, perché il discorso è, con lo swing, il fatto che io stacco, schiocco le dita in levare, una battuta 1, 2, 3, 4,
1-2 sarebbe poco, quindi ho bisogno di 2. Ma invece quando stacco in battere, già una battuta mi dà abbastanza chiaramente l'impulso del tempo. Quindi 1-2-3 e si può partire. Ok? A meno che non c'è qualcosa che succede in levare, tipo c'è un fil di batteria che prepara, no, l'arrivo dell'uno, allora per mettere il comfort il batterista che avrà tempo di entrare bene nel time e l'orchestra, posso staccare 1-2-3-4, 1-2 fill e si parte. Chiaramente va comunicato all'orchestra, si dice che staccherò 2 battute, nella seconda a metà ci sarà il fill della batteria, eccetera, eccetera. Ok? Questa cosa. Quindi stacco del tempo. Attacchi. Attacchi, quindi a parte lo stacco, c'è cioè l'attacco iniziale, ci sono attacchi, quegli attacchi cosiddetti interni, cioè durante il fraseggio qualcuno diventa protagonista oppure entra a suonare dopo un po' che non sta suonando, magari a 20 battute di pausa poi entra. Quindi quello è un attacco in un certo senso di cortesia, quando il direttore cosa fa? Mentre dirige, rivolge lo sguardo alla sezione che sta per suonare o al singolo che sta per entrare e gli comunica che, ok, è ora di entrare. Poi, al di là del fatto che l'ingresso della frase sia in battere o in levare, l'attacco è sempre sul beat in battere. Cioè, se io devo... E l'attacco cosa vuol dire? Magari accompagno con la mano sinistra, no? Mettiamo che uno ha un attacco sul 4, 1-2-3-4, oppure sul 2. 1-2-3-4-1-2, cioè accompagno il beat e magari mi rivolgo al musicista che suona. Non gesti fuori tempo così a casaccio, ma semplicemente, ok? Oppure in alto, se dopo vedremo magari verso le trombe. E quindi attacchi di questo tipo, attacchi a uno che deve entrare a suonare. Oppure, dicevo, se attacca in battere o in levare, se l'esecutore deve attaccare così, 1-2-3, attacca in battere, io 1-2-3 già nel 3 segnalerò che sta succedendo qualcosa, 1-2-3-4, che perché andare diretti sul 4 non ha senso, lui sta già suonando, lo devo preparare un beat prima. Se lui invece suona in levare, ammettiamo che lui suoni sul levare del 3, cioè 1, 2, 3, pararara, un fraseggio di questo tipo. Io non posso fare 1-2-3, pa, ok? Per lui è inutile. Io nel battere del 3, cioè nel battere dove lui entrerà poi in levare, dovrò segnalare bene, fargli capire bene dove e coinvolgerlo. Quindi 1-2-3, tararara, 1-2-3, tararara, ok? Ed è molto un gioco proprio di sguardi, perché voi dovete pensare che le parti più espressive del nostro corpo sono il volto e le mani, ok? Quindi il direttore comunica con il volto, ok? E con le mani, con la bacchetta, se ha la bacchetta, diciamo con la mano sinistra, comunque la mano aperta, quindi può comunicare un gesto di forza, un gesto di precisione, no? Piccolo, un gesto che lascia andare, propositivo, un gesto molto preciso, che può dire tantissimo già muovendo soltanto le mani. Oppure c'è un attacco, magari a volte basta anche solo la mano destra, cioè 1-2-3-4. Se io semplicemente mi direziono verso chi deve suonare, se, mettiamo che uno deve attaccare sul 4, 1-2-3-4, mi avvicino, faccio un gesto di questo tipo che coinvolge quello che deve entrare, già basta la mano destra per dare un attacco, oppure metto in evidenza già nel gesto della mano destra che in quel punto succede qualcosa, cioè questo è un gesto neutro, 1-2-3-4, 1-2-3, se invece faccio 1-2-3-4, 1-2-4, oppure 1-2-3-4, 1-2-3, cioè pongo l'accento in un punto, ok? Quindi già con la mano destra potrei, diciamo, aiutare, no, il fraseggio, aiutare l'esecuzione, marcare alcuni punti, porre l'accento, addirittura
dare l'attacco a qualcuno. Quindi di base imparate a immaginare l'orchestra di fronte a voi e a direzionarvi nello spazio verso i tromboni. Quando adesso, nel prossimo video, guarderemo, iniziamo a guardare la partitura, iniziate a pensare dove stanno le persone disposte di fronte a voi, idealmente a guardarle, no? A diverse altezze, in diversi posti di fronte a voi, per coordinare l'esecuzione, ok? Quindi gesto legato, attacchi, attacco iniziale, stacco del tempo e attacchi interni, cioè attacchi come chiamata a suonare, no? Senza, diciamo, far contare 200 battute, ridai tu l'attacco, guardi il musicista un po' prima e quando è il momento dell'attacco. Sempre imbattere con un gesto di questo tipo, cioè che accompagni l'altra mano a seconda del beat, e attacchi interni anche gestendo un po' magari il fraseggio con la mano destra. Ok, quindi non un bastone fermo come una scimmia, così come il coso, il gattino del ristorante cinese che saluta sempre così, no? Ecco, espressività, movimento, ok? Movimento, dimensionate il braccio a seconda della musica, del forte, del piano, cioè molto immergetevi nel fraseggio musicale, vedrete che non sarà difficile. Invece restate esterni, lo vedete come non vi fate avvolgere dal suono dell'orchestra e rimanete così a tenere il tempo, il risultato è praticamente zero, fate solo danni, ok? Ci vediamo al prossimo video. Ciao.